Charles Brash, detto anche The Bikini Killer. All'anagrafe Otto Chand Bhavnani Gurmukh Charles Sobhraj, detto anche The Serpent, detto anche, ma basta però, è il serial killer con più nomi noto alla storia. Mezzo indiano, mezzo vietnamita, Charles era un figo. Lui affascinava tutti, seduceva anche il vetrocemento, nessuno poteva resistergli. A Charles piacevano i soldi, la bella vita e Charles. Nutriva un particolare odio per gli hippie in vacanza, erano dei drughè viziati e fannulloni. Mica come lui si impegnava un sacco per rubare i soldi e ottenere i passaporti, ciò. Era un ladro eccezionale, aveva una complice che si chiamava Monique, che poi in realtà si chiamava Marie-André, e era tipo la sua Margot. Le principali attività che svolgeva Charles nella vita erano cambiare nome, scappare dalla polizia, essere arrestato, inventare appendiciti, avvelenare le guardie per poi scappare dall'ospedale della prigione e abbandonare chiunque lo avesse aiutato. E no, non sto esagerando, ripete veramente questo iter più volte. Insomma, un pezzo di merda con dei travestimenti bellissimi. I genitori di Charles divorziano quando lui ha solo 3 anni e da quel giorno mammina e papino litigano per chi deve tenersi sto fardello e se lo rispediscono tra Francia e Vietnam tipo pacco postale. Ormai mammina si è fatta una nuova famiglia e dedica tutte le sue attenzioni soltanto ai figli nuovi. E lui piange, povero Charles, tutto abbandonato e solo. Quindi, per consolarsi, inizia a rubare le cose con un fucile. Anche Charles, però, aveva un problemino che faceva tanto arrabbiare mamma Tran Loan Pung. Da ragazzino fa la pipì nel letto e continua imperterrito fino ai 15 anni. La sua mammina, però, ha una soluzione da pancina. Visto che le botte non funzionano, gli lega il pipino con un cordino, così sicuramente la pipì non potrà più uscire. Donato Bilancia, per gli amici Walter, è un serial killer tutto made in Italy, noto anche come killer dei treni. Ti odio, treno, ti odio! No, ragazzoni, non ammazzava i treni, ma le persone che ci andavano in bagno dentro. Donato era fatto così, lui, se cercavi di fregarlo, lui ti sparava, ma anche se non facevi niente, eh. Donato era un abilissimo ladro, infatti uccideva per soldi, solo che ogni tanto si dimenticava di prendere la refurtiva, ma già che c'era, ammazzava la gente. Ha ucciso anche molte prostitute, alcune che conosceva bene, ma non ha mai saputo il perché. Donato era un serial killer professionista, uno del mestiere, eh. Però gli faceva senso il sangue. Gli facevano paura persino le punture, quindi quando doveva uccidere le sue vittime, prima le copriva e poi le faceva girare, che sennò gli faceva senso. Ma veniamo alle origini della mostruosità. Donatino piccolino e anche un po' più grandino soffriva di pipì a letto, la cosiddetta enuresi notturna. E la sua mammina pancina, Anna Mazzaturo, invece di rassicurarlo, esponeva il materasso bagnato del piscio di Donato per deriderlo con tutto il vicinato. Che poi mi immagino i vicini di Donato che ludibrio tutte le mattine. Buongiornissimo, materasso impisciato. Donatino Valterino, però, aveva anche un altro problemino. Soffriva di micropipino e, secondo la sua mammina, questa era una cosa molto divertente. Mentre il papà lo costringeva a calarsi le mutande per mostrare quella cosetta buffa alle cuginette, la mamma mostrava le foto del suo pipino alle amiche e parenti, che ovviamente non mancavano di prenderlo in giro. Ma Donatino è stanco di essere preso in giro e, quando diventa grande, si fa un account su OnlyFans e segue le mistress. Questo se ci fosse stato OnlyFans nel 98, ma non c'era, e Donato se la prende con le persone innocenti perché lui ha il pipo piccolo. Però aveva la Mercedes grossa, rubata ma grossa, mezza pagata, dai. Edmundone, il nostro Big Edmund Kemper, passato alla storia come il più grosso serial killer di tutti i tempi. Ed è un bambino pieno di passioni. Gli piace bruciare le cose, torturare gli animali e decapitare le Barbie. A Ed non piace la mamma. La dolce mammina di Ed, Clarnell, aveva il vizio di chiudere Ed in cantina per paura che potesse molestare la sorella, vero mai, e quando lo tirava fuori si dilettava a dargli un sacco di botte per nessun motivo. Ma Edmund diventa sempre più grande e grosso. Spara a sua nonna, poi spara anche a suo nonno, che sennò si sarebbe arrabbiato perché aveva già sparato alla nonna, e la mammina smette di picchiarlo. Mi sembra una buona idea. Sì, perché era troppo grosso da picchiare, ma non da umiliare e distruggere il cervello, giustamente. Lei, infatti, diceva che lui era un incel brutto e sfigato e che le ragazze non lo avrebbero mai voluto. Ma povero Ed, meno male che non esistevano ancora i red pillati, va là. E allora lui le donne le prendeva, gli staccava la testa e le sotterrava in giardino sotto la finestra di mammina. Finché un bel giorno non è arrivato il momento di mammina.
Ed entra nella sua stanza di notte mentre dorme e la uccide a martellate, la decapita e fa cose brutte alla testa della madre con il suo pipo, poi la usa come bersaglio per le freccette e poi uccide anche la sua migliore amica e poi lascia un biglietto per la polizia e poi scappa e poi pensa di essere preso ma nessuno lo cerca e allora si costituisce anche un po' scocciato. Ed Gein, il serial più macabramente artistico della storia. Lui non buttava mica via niente delle vittime, eh? Anzi, ci faceva le bajour, le sedie, i vestiti, le ciotole. Ma chi avrà mai cresciuto un mostro simile? Augusta Lelke, una donna pazza, sì, ma pazza per Gesù. Prendetemi per pazzo, sì, pazzo per Gesù. Lei aveva una grande passione, il fanatismo religioso luterano. È una mammina pancina molto apprensiva e protettiva, tanto che quando il suo primo figlio Henry cercava di fare qualcosa che la preoccupava, lo picchiava selvaggiamente e lo segregava. Ma quando nasce Ed, lui diventa proprio il suo preferito e ormai abbiamo capito che più Augusta ti ama, più Augusta ti infama. E qui la nostra cara Augusta diventa una mammina pancina berserker. Ed non poteva parlare con nessuno, tantomeno con le femmine, perché mammina diceva che le femmine sono tutte sex worker demoniache, tutte tranne lei, ovviamente. La mammina è l'Immacolata Vergine e lui deve amare solo la sua mamma e nessun'altra donna. E lui la ama la sua mamma, la ama alla follia, fa fuori il fratellone Henry per averla tutta per sé. Ora possono stare sempre insieme a leggere la Bibbia. Cioè, non so quanto ci voglia per leggere tutta la Bibbia, ma loro ci hanno messo un sacco di tempo. Un bel giorno Augusta sorprende Ed nella vasca da bagno mentre fa un giochino con il suo pipino. Allora lei glielo afferra con violenza e lo depura nell'acqua bollente. Giustamente, perché il pipino è la maledizione dell'uomo, cioè la maledizione del maschio bianco etero, cis. Tra botte e tanto amore, i due diventano una cosa sola, finché a mamma Augusta non viene un ictus e muore. Ed si rompe, comincia a funzionare malissimo e iniziano a piacergli tantissimo i cadaveri. Non resiste la tentazione di artistica libidine, li rapisce dalle loro tombe, li porta nel suo laboratorio e li trasforma in utili oggetti di arredamento e anche in un grembiule che se lo indossi diventi donna. Charles Manson lo conoscete tutti, è quello con gli occhi strabuzzati che fa le facce da matto nei meme, è quello della Manson Family, dell'Helter Skelter, quello che ha mandato i suoi seguaci a commettere la strage in casa Polanski, dove tra gli altri perse la vita anche la povera Sharon Tate. La mamma di Charles si chiamava Kathleen Maddox e quando ha sfornato Charles aveva 16 anni, ma era troppo impegnata con l'alcolismo e con gli uomini per prendersi cura del bambino, tanto che una volta Maddox cercò di vendere Charles a una donna che voleva adottare un bambino in cambio di una pinta di birra. Sì, una pinta di birra. La porra! Fortunatamente lo zio di Charles lo è andato a riprendere da questa donna e lo ha riportato alla madre. Fortunatamente, insomma, forse se fosse rimasto con quella donna e avesse ricevuto amore vero, forse non sarebbe successo tutto quel che è successo? Kathleen, per mantenersi, faceva la sex worker vintage e costringeva il bimbo Charles ad assistere ai suoi incontri con i clienti, ma si vede che le faceva perdere la concentrazione perché dopo poco lo scaricò in diversi istituti per ragazzi. Ma Charles è ribelle, vuole tornare dalla sua mammina pancina, quindi scappa per tornare da lei, ma lei continua a buttarlo via e lui poveraccio fa la vita di strada, ruba le cose, fa furti d'auto, viene rifiutato dalla mamma, da un produttore, quindi alla fine decide di fare una setta così nessuno lo lascerà mai più. Va bene, mai più. Leonarda Cianciulli, la nostra saponificatrice di Correggio. Che poi, il sapone ci ha anche provato a farlo, ma non è che le sia mai riuscito tanto bene. Le torte, i dolcetti, i manicaretti, quelli erano buonissimi. Ma il sapone in casa sua l'hanno trovato sotto forma di blob. Blob brutto. Ma parliamo della mamma di Leonarda, la dolce mammina Serafina. La povera Serafina resta incinta in seguito a una violenza, o almeno così lei dice, e nasce questa bambina, Leonarda, che lei proprio non voleva. Quindi fa finta che non esista e dopo aver ignorato Leonarda per tutta la sua infanzia, la mamma Serafina vuole imporre alla figlia il maritino che ha scelto per lei. Ma Leonarda si ribella e sposa il suo amore Raffaele. No, non quel Raffaele. Questa cosa manda su tutte le furie la Serafina, che si lega al dito il tradimento della figlia. Come racconta la Cianci nelle sue memorie, mentre la madre stava morendo, cioè proprio con le sue ultime parole, le lanciò una maledizione. Le ha detto: ti mariterai, avrai figliolanza, ma tutti moriranno i figli tuoi.
Ma la Cianci non si arrende, lei vuole essere una vera mammina pancina. Affronta 12, 13, 16, 24, non si capisce quante gravidanze. E insomma alla fine gli muoiono tutti i figli, tranne 4. Quindi la maledizione funzionava tantissimo e la Serafina era una strega fortissima. E da brava cuore di mamma, la Cianci decide di salvare i suoi 4 figli sopravvissuti dalla maledizione della mammina Serafina. Come? Beh dai, è ovvio, uccide tutte le sue migliori amiche per sacrificare le loro anime al posto di quelle dei figli. E dai, le basi! Grazie per aver visto questo video e fate una cortesia al mondo. Se siete persone orribili, per favore non procreate.